Da quanto tempo fai parte dell'associazione Addio Pizzo? Faccio parte del comitato Addio Pizzo dal 2007. Io faccio parte del comitato da circa 2 anni. Faccio parte del comitato Addio Pizzo da 8 anni. Dalla quarta elementare, quindi da quando avevo 8 anni. Faccio parte del comitato Addio Pizzo dal 2007, quindi adesso sono 5 anni che faccio parte di questa associazione. Stabilmente collaboro col comitato da più di 2 anni, vivendo a Palermo, lavorando a Palermo. Precedentemente ho avuto dei contatti con i ragazzi, rapporti amichevoli, rapporti di conoscenza, di collaborazione, e quindi sin dal 2004 conosco, so dell'esistenza del comitato e della sua azione. Quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a intraprendere questa strada? Da un lato il settore mi è sempre interessato, sia personalmente anche da un punto di vista formativo. Come hai offerto il tuo contributo? Allora, io cerco di dare il mio contributo quotidianamente, diciamo ognuno di noi cerca di fare quello che può in diversi settori che sono all'interno dell'associazione, perché siamo divisi in gruppi, ognuno di noi cerca di occuparsi di quello che più interessa. Io ho fatto diversi incontri nelle scuole perché crediamo che le scuole siano il futuro del cambiamento, che nei bambini, nei ragazzi possa esserci davvero quella svolta culturale che può davvero cambiare la città. Quindi ho fatto tanti incontri nelle scuole, mi sono occupata dell'aspetto della comunicazione, quindi dell'impostazione delle guide, delle locandine, di quello che sono tutto il modo per poter comunicare all'esterno quelle che sono le nostre attività. Mi sono laureata in storia italiana, storia siciliana all'università, e quindi sono sempre stato attivo in città. Da quando è stata offerta la possibilità di iniziare a collaborare col comitato, dicevo, nel 2010, attraverso l'esperienza del Servizio Civile Nazionale, il Comitato fu accreditato come ente per lo svolgimento di questo servizio, ho potuto fornire la mia collaborazione e ora porto avanti con piacere. Quali sono concretamente le azioni che fai per l'associazione? Ma io metto a disposizione quelle che sono le mie conoscenze, quindi collaboro col gruppo scuola, faccio formazione, curo poi l'ufficio stampa, la comunicazione in generale del comitato, la gestione del sito web, degli strumenti di social network. Poi da un po' di tempo a questa parte appunto assolvo anche a una funzione pratica necessaria alla vita del comitato, come quella della segreteria organizzativa, che mi vede impegnato quotidianamente qui nel corso della settimana. Come concilia questa attività con la sua professione lavorativa? Essendo un'esperienza di volontariato, è difficile, ma basta volerlo, basta sapersi organizzare. Il lavoro continua, io sono un libero professionista. A quali manifestazioni hai partecipato? Sì, abbiamo fatto appunto questa manifestazione qui in loco, perché cerchiamo sempre di sensibilizzare i quartieri, cerchiamo di focalizzare l'attenzione in determinati periodi in specifici quartieri, quindi siamo stati qui a Brancaccio e abbiamo cercato appunto di sensibilizzare le scuole con degli incontri e le manifestazioni, le chiese, cercando di coinvolgerle e che anche loro si facessero in qualche modo portavoce delle nostre attività, e tutte le istituzioni che in qualche modo in Sicilia, a Palermo, possono fare qualcosa e possono contribuire. E poi ovviamente quelle più importanti, come quelle per Falcone, per Borsellino, per Peppino Impastato, siamo sempre presenti perché la memoria è sempre una cosa importante. Sembra che l'associazione Addio Pizzo sia destinata a sciogliersi. Guarda, io ti posso dire che non è assolutamente così, anzi, noi lavoriamo sempre di più e ti posso dire che le denunce aumentano, i commercianti che fanno parte della lista sono sempre di più, e quindi questo ci dà anzi maggiore forza e maggiore vigore per andare avanti e per proseguire le nostre attività. Quindi io spero che un giorno si possa sciogliere, ma perché la mafia non ci sia più e quindi non ci sia nulla contro cui lottare. Virginia, che fai? Dormi? Uff.
fa? Non sto dormendo. Sono triste quando non vedo te la regina. Qual è stata l'esperienza più significativa in questi anni? L'esperienza più significativa è sempre quella degli incontri con i ragazzi. Ora, i ragazzi palermitani, lo dico per campanilismo, hanno qualcosa di speciale. In generale i ragazzi vengono sempre bistrattati, giudicati nulla facenti, bamboccioni. In realtà abbiamo appurato che se coinvolti efficacemente, non se indottrinati, se relegati come spettatori, reagiscono bene, partecipano, sono svegli, sono intelligenti. Me ne ricordo una in particolare, mi fa piacere raccontarlo qua, ha avuto luogo l'anno scorso, pochi mesi fa a Brancaccio. Abbiamo fatto un'iniziativa di sensibilizzazione nel quartiere dopo una serie di arresti dello scorso inverno e andammo lì a fare degli incontri nelle scuole. In uno di questi ero io che parlavo a nome del comitato e spiegai tutto quello che facciamo, come poter collaborare in questo lavoro sul loro quartiere, perché noi avevamo bisogno di loro. All'uscita dall'incontro, era periodo invernale, ovviamente io rimisi il giaccone, rimisi la sciarpa, mi avvolsi tutto, quindi ero irriconoscibile. Mi misi a fumare una sigaretta lì all'ingresso e sentii due ragazzi che avevano partecipato all'incontro parlare fra di loro e uno diceva questo. Ciao, questo incontro di oggi mi è piaciuto, perché 20 anni nell'accezione da quando ci sono state le stragi del 92, quindi da quando si sono avviati i progetti di legalità nelle scuole, che ci dicono sia alla legalità, sia all'antimafia, sia al rispetto delle regole. Va bene, questo l'abbiamo capito, però non ci dicevamo mai come. Questi qua, parlando di noi, sono venuti qua oggi e ci hanno detto una cosa che possiamo fare, il consumo critico, comprare da quei commercianti che non pagano il pizzo. Questo è un modo. E allora io sentii questo apprezzamento, mi tolsi tutto e dissi allora, grazie, mi hai fatto il regalo più grande, e fu un'immensa soddisfazione, come puoi immaginare. Quale messaggio avrebbe da far ascoltare ai ragazzi che sono qui? È difficile condensarli tutti in uno, vado per sentenza. Primo, l'invito a collaborare con l'azione del comitato, perché il volontariato è una esperienza di vita meravigliosa. Posso confermare che non è assolutamente pesante, perché non obbliga, non firmi nulla, dai il tempo che puoi dare. Poi ti arricchisci umanamente, conosci gente meravigliosa che non conosceresti in maniera alternativa. Poi in questo caso lavoreresti a qualcosa che migliora la tua città, perché l'esperienza insegna che se non ci pensi tu individualmente o inizi a pensare, contribuisci a risolvere tu, non lo farà certo qualcun altro venuto da fuori. Cioè, noi il messaggio che diamo a Palermo è questo: noi siamo dei ragazzi e ci diamo da fare per la nostra città, sperando che ognuno faccia la sua parte, non più di quella. Io credo che il maggior contributo che posso aver dato è stato quello di parlarne, soprattutto con i miei coetanei, e appunto per fargli capire che questi non sono assolutamente problemi su cui scherzare, che anzi sono delle guerre in cui ci dobbiamo impegnare tutti quanti. Ho conosciuto il comitato perché già conoscevo il comitato Addio Pizzo Senior, diciamo, e ho trovato molto interessanti le attività del comitato Addio Pizzo Young, in quanto sono nipote di Libero Grassi, assassinato dalla mafia 21 anni fa. E ho capito innanzitutto un concetto che già avevo bene nella mia testa, cioè l'importanza della sensibilizzazione al problema della mafia, e inoltre che questo comitato si impegna attivamente per fare qualcosa per sconfiggere la criminalità organizzata. Noi pensiamo che il canto sia un mezzo molto efficace per coinvolgere la gente, soprattutto noi giovani. Le manifestazioni principali a cui ho partecipato sono state la commemorazione tenutasi a Locri dell'assassinio di Francesco Fortugno, poi un importante incontro anche col presidente Napolitano, ho assistito alla commemorazione di mio nonno, nonché alle manifestazioni in onore di Falcone e Borsellino. Credo che la più significativa di queste sia stata la commemorazione di Locri, il viaggio a Locri. Infatti Locri è una piccola città nella Calabria, dove la situazione è ben diversa, perché lì l'andrangheta praticamente ha più spazio per muoversi. La popolazione
sa bene che il problema è presente, però non c'è stato assolutamente nessun movimento che abbia fatto qualcosa per sconfiggere la criminalità. Invece in Sicilia appunto esiste innanzitutto il Comitato di Pizzo e tante altre associazioni. Ancora un incontro con due rappresentanti del comitato Addio Pizzo. Da quanto tempo fai parte dell'associazione Addio Pizzo? Faccio parte dell'associazione Addio Pizzo da quando avevo 8 anni, quindi dalla quarta elementare, poiché la nostra insegnante delle elementari, Anna Maria Santoro, ha iniziato, in quanto madre di uno dei 7 fondatori di Addio Pizzo, Ugo Forello, ha iniziato a sensibilizzarci su questo fronte. Capendo che è importante affrontare questo tipo di discorsi sin da quando si è piccoli. Infatti adesso il comitato è diviso in 3 fasce per età. La prima è costituita dal comitato Addio Pizzo Junior, che va dai 6 ai 12 anni. La seconda da noi, quindi dal comitato Addio Pizzo Young, che va dai 13 ai 18 anni. E la terza è costituita dal comitato Addio Pizzo Senior, e quindi dai 18 in poi. Come hai offerto il tuo contributo finora? Diciamo, tra le diverse attività che il Comitato Addio Pizzo Young svolge, noi praticamente ogni 2 mesi organizziamo una merenda aperitivo, che consiste appunto nel stabilire un pomeriggio dalle 17.30 fino alle 19.30 è appunto fare consumo critico, quindi andare presso uno di quei commercianti appartenenti alla lista Pizzo Free, quindi che ha deciso pubblicamente di non pagare il pizzo. In questa occasione cerchiamo di coinvolgere più gente possibile, proprio con lo scopo di sostenere queste persone che hanno fatto un passo davvero coraggioso e importante per la nostra società. Abbiamo portato la nostra testimonianza tramite i canti, appunto al Quirinale, anche dove ci siamo fatti conoscere da un punto di vista istituzionale dal Presidente della Repubblica, il quale ha chiesto anche un incontro privato con noi che abbiamo avuto un anno fa alla Prefettura di Palermo, nel quale abbiamo chiesto di far lanciare, quando lo riteneva più opportuno, appunto, un messaggio contro la mafia, ben consapevoli che comunque i commercianti, i cittadini palermitani si sarebbero sentiti più spinti e coinvolti a denunciare il proprio estorsore, se l'avesse detto appunto il capo dello Stato, piuttosto che magari anche associazioni come le nostre, che fanno comunque il loro dovere, però magari anche relativi in alcune zone di Palermo. A quali manifestazioni hai partecipato? Ovviamente anche io, manifestazioni come Falcone e Borsellino, e poi annualmente Addio Pizzo organizza una festa al termine del progetto scuola, che è appunto uno dei rami nei quali Addio Pizzo si è specializzato, appunto il confronto con i ragazzi, festa che si tiene a maggio per 3 giorni, la location cambia un po' da in anno, però è un modo per sensibilizzare anche qui le scuole a questi temi. Vengono anche chiamati artisti, quindi viene organizzato qualcosa di animato, anche di simpatico, per coinvolgere gente. Sembra che l'associazione Addio Pizzo sia destinata a sciogliersi. No, chiaramente non è così, anzi l'associazione va rinnovandosi di anno in anno, vengono aggiungendosi membri anche all'interno del nostro stesso comitato Addio Pizzo Young, vediamo che vengono sempre nuovi simpatizzanti e quindi comunque vanno diffondendosi le nostre idee. Addio Pizzo è sempre più sostenuta dai cittadini e ha fatto molti passi avanti e continua a farli, fortunatamente. Sembra che il comitato Addio Pizzo sia destinato a sciogliersi. No, anzi assolutamente no, infatti come ho già detto prima uno degli obiettivi principali è quello di cercare di creare una continuità tra i giovanissimi e gli adulti, e quindi noi crediamo che sia importante continuare con le nostre attività finché la criminalità non sarà soltanto un segno del passato.